Lo hanno atteso ed accerchiato in tre una rapina ai danni di un imprenditore orafo aretino che si è consumata in pieno giorno e nel cuore della città e che avrebbe fruttato alla banda di malviventi un bottino da oltre 150.000 euro. È successo poco dopo le 8 nella centralissima via Nardi, una strada a quell'ora del mattino particolarmente trafficata. A me ne fa così. Lei è un'azienda orafa? Argento. Adesso si ha paura. I banditi qui hanno atteso l'imprenditore mentre parcheggiava l'auto per poi spostarsi nella sua azienda che si trova a pochi passi da dove si è consumato il colpo in via della Chimera. I tre malviventi che non erano mascherati né in qualche modo travisati a questo punto lo avrebbero sorpreso alle spalle e dopo averlo accerchiato si sarebbero fatti consegnare le due valigette che si trovavano nel portabagagli contenenti il campionario di gioielli, poi la fuga a bordo di un'auto scura. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la stessa vittima, non ci sono testimoni della rapina, per strada nessuno infatti si è accorto di niente. Ma è un po' nuova questa cosa, nel senso che io ci sono nato in questa zona, è sempre stata una zona tranquilla. Quindi sinceramente mi lascia un po' meravigliato. Immediato l'avvio delle indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura di Arezzo. Il bottino supererebbe i 150.000 euro di oro lavorato.